Buonasera a tutti, io sono Simone Russo e sono il fondatore di Immodrone. Immodrone è una startup specializzata in marketing turistico immobiliare con i droni e realtà virtuale. Immodrone nasce dal desiderio di innovare, dalla voglia di creare occupazione e soprattutto dalla necessità di trasformare una passione in un lavoro. Affonda le proprie radici addirittura in Australia. È lì che ho scoperto il mercato dei droni, un mercato stimato dall'Unione Europea addirittura 15 miliardi di euro nei prossimi anni. Un mercato eccezionale, un'opportunità di crescita che mi ha fatto tornare in Italia e lanciare l'azienda presso il Politecnico di Torino. Noi offriamo un servizio alle agenzie immobiliari e ai grandi hotel per promuoverli attraverso video cinematografici con i droni. Questo permette di raccontare al meglio queste proprietà, descrivendo il contesto in cui si trovano, raccontando l'architettura, le caratteristiche come il giardino, la piscina, che sono quelle che più danno valore alle grandi proprietà immobiliari. È così che abbiamo cavalcato i primi successi, abbiamo lavorato per Sotheby's, la più grande agenzia immobiliare del mondo nelle case di lusso, abbiamo lavorato per il Ministero del Tesoro e Cassa Depositi e Prestiti e per alcune delle banche più importanti d'Italia. Il nostro core business si sta ampliando anche al settore degli hotel, perché riusciamo a aumentare le visualizzazioni nei booking engine, cioè nei portali immobiliari, e questo permette di aumentare il giro d'affari soprattutto in bassa stagione per i proprietari di agriturismi e grandi hotel. Immodrone fino ad ora è stata finanziata dai soci e dai numerosi clienti che hanno acquistato i servizi, così abbiamo aperto anche la nostra sede in Svizzera l'anno scorso e da un mese a questa parte abbiamo aperto un'altra realtà in Francia con sede a Lione che si occupa di tutta la Costa Azzurra. Adesso abbiamo bisogno di crescere e stiamo valutando alcune proposte con investitori internazionali per finanziare l'operatività in tre paesi, Italia, Francia e Svizzera.